Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video dedicato all'edicola. Sono arrivate le Winx Cosmics. Ogni bambolina costa 5 euro. Allora, Winx Cosmic, nuova serie TV. Allora, le stelle si illuminano al buio. Quindi le stelline che si trovano sulle ali si illuminano al buio. Allora, ci sono tutte le Winx. Ed erano tutte bellissime, però la Bloom esce solo con il magazine, quindi se volete Bloom dovete acquistare il magazine, mentre per le altre si possono acquistare singolarmente. Erano tutte belle, però io ho scelto Aisha perché è quella che mi piaceva di più. Mi piace, non so, proprio come sta la forma, i capelli, molto bella. Allora, queste sono le ali che in pratica poi si dovrebbero illuminare al buio. Ecco qui la checklist. Poi c'è anche un concorso. Vabbè. Allora, questa è la basetta per metterla sopra, c'è anche la scritta Winx. E vediamo un po' come la nostra esce. Eccola, com'è bella! Allora, in pratica ha il corpetto del vestito e le calze glitterate. Anche gli stivali sono glitterati. Poi la gonna invece è viola ed è normale, con i guanti viola. Porta questa bellissima capigliatura tutta ondulata con questi capelli lunghissimi. Mamma mia, com'è bella! Tipo coda, sì, fermata dal fermaglietto qui viola, abbinato ovviamente ai guanti e alle scarpe. Ma che bella! Anche il viso è molto bello, è fatta proprio bene. 5 euro però spesi bene, devo dire la verità. Comunque erano tutte bellissime. Pure Stella aveva dei capelli lunghissimi, com'era bella. Se costavano di meno ne prendevo qualcuno in più, però basta, che poi in effetti poi sono piccoline. Allora, vediamo le alette. Ecco, queste sono le ali, però io penso che per farle illuminare si devono tenere un po' sotto la luce, poi si deve stare al buio completo. Spengo la luce, ma penso non concludere niente. No, si deve tenere una luce enorme e poi tutta al buio sicuramente. E comunque questa è Aisha delle Winx Cosmic. Sono arrivate proprio oggi in edicola. Beh, consiglio di acquistarne qualcuna perché sono veramente fatte belle, bellissime, e poi sono anche glitterate, molto belle. Io vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao.